Si tratta della prima sfida del mercoledì sera alle 21 al Ciriaci di Roma. Rapporto dal direttore di gara, i capitani di PP Team e la Conchiglia. Sta per avere inizio la sfida tra queste due squadre. Adesso il primo pallone viene gestito dalla Conchiglia. Tocco all'indietro, prova a rendersi pericoloso il PP Team. Retropassaggio, attenzione, pasticcia al portiere, regala il pallone agli avversari, il contrasto che non va, poi la conclusione di Mancino, molto alta, ancora PP Team pericoloso in questo avvio di partita, attenzione perché riconquista il capitano della Conchiglia, in discesa sulla fascia destra, va la conclusione, la palla che rimbalza un paio di volte e poi termina fuori, rimessa con le mani, si propone l'attaccante, pasticcia la difesa, attenzione, la porta è sguarnita, la volée, il gol che vale l'1-0 per i ragazzi della Conchiglia. Il numero 10 è andato a segno, peraltro ha rischiato tantissimo il numero 5 avversario mettendo la testa lì, non c'è stato poi il fallo. Inizia adesso la seconda frazione di gara, muove il pallone il PP Team che è sotto, rincorre gli avversari, conducono per 1-0, occhio ancora alla Conchiglia con il numero 10, spalle al campo, rischia di perdere il pallone, così è la bella giocata in orizzontale, la conclusione del numero 13, e mette un brivido lungo la schiena del portiere avversario, sarà calcio d'angolo, battuto morbido verso il centro dell'area, lo stacco di testa, vola il portiere, è un miracolo, di nuovo calcio d'angolo, dalla bandierina. Ancora il cross morbido, sempre il numero 3 che non riesce a inquadrare il bersaglio. Possibile offensiva di nuovo per il PP Team. Bella l'apertura dell'attaccante che va di sponda, ancora il portiere a bloccare a terra. Il risultato tenuto a galla dall'estremo difensore della Conchiglia. Di nuovo dalla bandierina al PP Team. Lo stacco di testa, la palla che rimane alta sopra la traversa. Rimessa profondissima con le mani. Non fa un ottimo lavoro la difesa del PP Team, attenzione, prova d'uscita, palla al piede, rischiando tantissimo, finisce col perderla, tiro deviato, sarà calcio d'angolo. Ancora il numero 11 in impostazione diagonale, trotta al centro del campo, bello il suggerimento in verticale, la botta di destro, collo destro che termina di poco al lato. Poi rinvio profondissimo del portiere della Conchiglia, riconquista dopo la respinta avversaria il numero 10, riesce a servire il compagno che calcia di prima intenzione, bellissimo anche il tuffo del capitano della Conchiglia, lo stacco di testa sullo svolgimento del calcio d'angolo, palla schiacciata a rete, non riesce ad evitare che la palla termini placidamente in porta il portiere del PP Team ed è dunque doppio vantaggio per la Conchiglia. Quando mi sembra che sia, arriva tra l'altro contestualmente il triplice fischio, partita rimasta in equilibrio fino all'ultimo, proprio allo scadere la pietra tombale sul match, l'ha messa l'attaccante della Conchiglia siglando il 2-0 sul calcio d'angolo, dunque i ragazzi in maglia azzurra che questa sera tornano con i 3 punti a casa.